voluto fare anche questa serata qua a Lissone con un grande alpinista. Dei mitici, perché erano diventati lì, fratelli di Bera. Io me li immaginavo grandi, grossi, barbuti e anche abbastanza antipatici, perché uno che chioda così, per cui se vai a fare le vie t'ammazzi, nessuno le va a fare eccetera, deve essere anche uno che ti sta un po' sulle palle, no? Secondo me Rossano, indubbiamente sul misto, è senza discussione uno dei più forti alpinisti, oserei dire anche europei. E clamorosamente non è neppure antipatico come pensavo anni fa. Per cui Rossano, c'ha una bella fidanzata, non è un rifiuto della società, davanti a una birra beve più di te, per cui va a fare il solitario, adesso chiediamo a lui perché. Mi fa piacere che Fabio abbia intrattenuto un po' sulle nozioni tecniche, perché io non ne voglio parlare tutta la serata. Questa serata voglio che sia un po' più improntata sulle emozioni. Quello che voglio portare a fare, visto che passeremo un'oretta assieme, è un percorso, un viaggio, ognuno di voi lo interpreta un po' come vuole. Io dall'alpinismo ho fatto la mia vita, anche la scelta di vita ultimamente diventando professionista, quindi guida alpina. Però la vita è fatta di dolce e di amaro, no? E capirete durante la serata che alcune scelte che ho fatto erano dettate da qualcosa che mi succedeva dentro. Non è che uno va a farla via perché c'è il grado 7, o quella perché c'è il grado 9, o quella perché ci sono pochi chiodi. Spesso le vie sono state un po' la risposta alla domanda che avevo dentro di me. In base a questo, appunto, ho scelto. Già detto qualcosa Fabio, che è importante ribadire il periodo storico in cui ho cominciato, gli anni 90, l'alpinismo sportivo, quindi iniziavano a portarsi le alte difficoltà della falesia, si iniziavano a portare sulle montagne, sulle pareti. Io e mio fratello Valentino siamo entrati in questo contesto ed eravamo due sfigati, cioè se pensiamo a Fazzini, a Vitali, tutte le altre cordate che giravano, erano già famosi allora. Noi eravamo sfigatissimi, vedrete anche come erano conciati le prime volte, e quindi c'è questo percorso, vedrete anche la prima via che abbiamo aperto, che siamo rimasti, pensavamo di fare un solo bivacco, ne abbiamo fatti due, uno dei quali appesi come maiali su una parete enorme senza riuscire a mangiare bene, i sacchi si erano aperti, era caduta la roba, non avevamo più acqua, proprio come tanti da quell'epoca si iniziava un po' così, un po' naif, ed era anche bello quello. A Hiroshima è stato un po' il primo punto di svolta della mia vita di alpinista e di persona e di uomo, perché lì Valentino aveva capito, mio fratello aveva capito, che stavo premendo un po' troppo il piede sull'acceleratore, non poteva permettersi lui, che già aveva due figli, di continuare a, diciamola com'era, a rischiare la pelle ogni sabato e ogni domenica. Quando ho capito che io ho dato tutte le risposte alla vita, avevo un lavoro fisso che mi dava la massima tranquillità, avevo una fidanzata fissa, poi iniziano a farsi certi pensieri, certe basi per il futuro, era tutto a posto, però era un peccato, io ho ancora bisogno di domande. E allora ho mollato tutto, dal lavoro alla fidanzata, tutto, ho detto prendiamoci in mano questa vita e vediamo se siamo capaci di portarla fino in fondo. Perché spesso nella nostra società siamo abituati a correre verso una direzione, ma non capiamo che dobbiamo camminare in quella inversa, e non riusciamo mai ad accontentarci di quello che abbiamo. Allora ho detto, buttiamo via tutto quello che la società ci dà, cioè queste ricchezze materiali, e iniziamo a dire cosa ho dentro io che veramente mi riempie, cosa mi dà la mia vita, guidata da Rossano, non guidata da tutti gli altri, non guidata dai capi, dai soldi o dalle certezze. Mi sono dato arrampicata sul misto veramente tardi, dopo aver letto un libro, il libro che tanti di voi penso abbiano letto, comunque abbiano visto, Confessioni di un serial climber di Mark Twain, questo alpinista americano che 20 anni fa ha fatto il cattivo tempo sulle Alpi francesi, sul Monte Bianco in isola di Chamonix. Aveva una vita punk veramente esagerata, e io quando ho letto quel libro sono rimasto veramente, veramente fulminato, e anche lì è stato un altro step. Vedrete quindi come spesso l'alpinismo però si abbina alla vita di uomo. Fare alpinismo ha insegnato a vivere in un certo senso. Sono contento perché mi ha insegnato la cosa più importante, che è quella di accontentarsi. Forse nella nostra vita non riusciamo mai ad arrivare a quel punto lì. Io diciamo che ci sto arrivando abbastanza bene. Ci saranno dei concetti che rimarranno appesi per forza di cose, perché in un'ora non riesco
a snocciolare tutto quello che ho da dire. Spero comunque che prima di tutto di non annoiarvi e in secondo luogo di dare magari qualche spunto di riflessione, poi ci vediamo dopo se volete approfondire qualche aspetto. Questo è ancora il rigoncio, questo è il rigoncino, questo è la Norda la Sfinge, detta anche l'Is della Nazca, dove tutto cominciò, diciamo. Solcata in centro dalla via classica, la via del Peder, che avevamo ripetuto qualche anno prima, e a Valentino venne l'idea di tracciare una via completamente autonoma. Questo è il primo bivacco in assoluto della nostra carriera. Fortuna che ha trovato una cengia, che era sufficiente per due persone, gli altri erano sulle ama, che poi vi presento gli altri componenti. Ecco la lavagna della parete nord. Valentino non era contento, diceva che più a destra poteva salire una via ancora più difficile, ancora più impegnativa, di leggende dell'Is, appunto la via di prima. Ed era questo il panorama che si presentava. Qui a questo punto si abbandona la via aperta nel 90, qui siamo nel 92, e volevamo provare a dare un senso a tutte queste placche, aprendo appunto una via nuova. Con noi c'era Davide Viavaschi, detto Bubu. Questa è la testata dello Spazzacandela, questa è la diga dell'Albigna che incontrate salendo verso il passo del Maloia. Queste placconate ci hanno dato modo di allenarci, se vogliamo dire, però era un allenamento finalizzato anche ad aprire vie nuove, sempre con la nostra etica, quindi aprendo, chiodando dal basso, col piatto a spinte rigorosamente a mano e cercando di non mettere gli spit troppo vicini uno all'altro. Non solo aperture di vie nuove, ma anche ripetizioni. Questa foto ritrae la prima ripetizione in giornata della Transqualiviana in Val Qualino, in Alta Valmasino. Questo è l'Ixan, siamo riusciti a fare la prima ripetizione integrale del tracciato originale, ed è in Val Longasca. Ma le nostre mire puntavano ancora a casa nostra. Questo è ancora Sasso Manduino, questo è il pallone del Velaso, questo è il pilastro del Ruto. Ormai ci sembrava impossibile. Questa bottiglia di champagne, di spumante, scusate, l'ho portata su anni prima, pensavo di non poterla mai aprire, e quel giorno è stato veramente un grande giorno. Amici miei, si snoda per 850 metri su questa parete verticale senza nemmeno un passo d'artificiale, ed era quello che volevamo più di tutto. Siamo sulla parete nord a più di 3000 metri, quando il tempo gira diventa brutto davvero, quindi vuol dire neve, grandine anche in pieno agosto. Non rimaneva altro da fare che tornare indietro. Eravamo in braghe di tela in tutti i sensi, così, che sono pantaloni proprio comprati al mercato a 7000 lire. Riusciamo a contrastare la poca tecnica anche nell'abbigliamento e nel materiale con la grande volontà e la determinazione. Anche qui ricacciati indietro più weekend, ma continuavamo a andare e provare a guadagnare metro su metro, anche se ogni volta era sempre più difficile. Come ogni via, il nome ha una certa importanza. Questa via adesso mancava proprio un nome. E una sera, tornando a casa, guardando il telegiornale, vedemmo cosa capitò 50 anni esatti prima di quei giorni. Vedere le catombe di Hiroshima, vedendo le facce imploranti dei bambini, capivo che il nome non poteva che essere quello che ricordava la tragica strage. Anche per me, proprio come vi ho detto prima, Valentino decise di abbandonare la cordata, e in quel periodo morì anche mio padre, vero e proprio pilastro della famiglia, una famiglia fortemente patriarcale. Quell'inverno mi avventurai, era l'inverno del 2000, mi avventurai da solo su questa parete, e in tre giorni aprì una via che la dedicai a mio padre, chiamandola Dormi e Sogna. Questa salita mi ha fatto capire molto, mi ha fatto capire che la mia strada era quella, che questi confini che abbiamo visto prima non dividevano solo delle catene montuose, ma erano i nuovi confini del mio io. Confini che avrei dovuto rivisitare in un'altra chiave, quella dell'arrampicata in solitaria.
Questa è la parete nord del Pizzo di Prata, l'imponente parete della Val Chiavenna. Questo che vedete è quello che rimane di due successive scariche di ghiaccio e sassi che mi hanno trascinato, mi hanno buttato a terra per due volte. C'è la compagna che mi ha aiutato a portare lo zaino, rimasto esterrefatto perché ovviamente ha visto tutta la dinamica. Io mi sono girato e gli ho detto: se la montagna non mi ha ucciso è perché mi vuole in cima, vedrai che andrà bene. E tre giorni dopo riuscì a completare C'era una volta questa via. Questa linea per me ha veramente una grandissima importanza. Avevo questo concetto che se mi era stato portato via una cosa così importante nella mia vita, io potevo permettermi di perdere anche quello che avevo, e quindi lo schiacciavo un po' troppo sull'ambizione. Però è sempre andata bene, sono uscito vivo da un periodo che avrebbe potuto uccidermi. Non sono assolutamente un atleta delle cime, un super uomo. Per me la montagna è soprattutto emozione. In quei giorni iniziamo a capire che la montagna, specialmente d'inverno, è veramente qualcosa di profondo. E avere la possibilità di salirla da solo è un autentico miracolo. Poi Valentino si è legato a me e all'altro mio fratello, mio gemello Corrado, che aveva iniziato in quegli anni a scalare. E su questa cima che è poco prima dell'Albigna, quando arrivate a Borgo Nuovo, vedete su questa parete nord della Valle della Neve, una parete di 800-750 metri, dove con i miei fratelli abbiamo aperto una via chiamata il buono, il brutto e il cattivo. C'era un'altra via mito dei fratelli Fanzini, era incostarsi a nord-ovest del Badile, e provai ad andarci da solo quell'inverno per vedere cosa sarei riuscito a fare. Furono 5 giorni veramente di lotta in parete con temperature veramente bassissime. Ho passato 2 giorni, perché fuori intanto infuriava la tempesta, chiuso in questo angusto spazio a passeggiare avanti e indietro, aspettando il bel tempo per poter scendere. Sono emozioni forti che ognuno vive in determinate situazioni, noi lo viviamo in questo ed è questo tipo di emozioni che poi ci porta ad andare in montagna. Si dimenticano le fatiche, magari anche i rischi. Ed è per il motivo che state leggendo adesso poi che si torna sempre in montagna, di qualsiasi livello si tratti, dal sentiero alla via estrema. Quelli che abbiamo visto in quest'ora erano i confini del mio io, i confini sul quale ho agito e ho preso spunto per la mia vita e per tantissime altre cose. Io mi auguro che guardando in su verso quelle pieghe, verso quelle cime, troverò ancora lo stimolo e la voglia per nuovi sogni. Ed è un po' quello che auguro a tutti voi, di avere ancora la forza e il coraggio di seguire i propri sogni. Grazie mille. Acqua per lei? Sì, grazie.